Ok, quindi adesso tecnicamente facendo continuo posso riprendere da dove ero prima. Sono pronto. Sono pronto. Se per mia fortuna il mare non si accorgerà delle nostre intenzioni. Ok. Ok, sempre mi do la maggiore, dobbiamo andare. Segnando sulla mappa. Non dobbiamo restare troppo in mare aperto con un carico così importante. Affrettiamoci. Il collezionista è con te. Ok. Ah, sempre lì in ogni caso, va bene. Quindi come va va, bisogna andare sempre lì. E qui ce l'hanno presa, è qui che finalmente possiamo farla tornare. Soltanto qui, soltanto grazie a ciò che abbiamo realizzato. E questa volta abbiamo buttato il carione. Eccola! Quanto inquietante quella cosa! No! Vabbè. Praticamente gli oggetti, no, che abbiamo trovato li abbiamo rigettati in mare in un determinato ordine. E credo quella fosse la moglie. E ipotizzo da quello che ho trovato dei messaggi in mare. Probabilmente c'è stato tipo qualche cosa che è andato storto anche quando si è parlato con il sindaco di Midolla Minore, che comunque c'era non un naufragio, però insomma qualcosa che non è andato nel verso giusto, pare che la moglie era morta. Vabbè, è successo sostanzialmente quello che abbiamo visto nella caverna. Sta succedendo quello. Era più bello questo. È troppo cattivo per me questo. Quindi ti direi no. Quindi ti direi no. Pure a te ti è piaciuto di più questo, Nick? Non lo so, la cosa dietro mi ha inquietato davvero un sacco. Sincera. Sì,
Sì, è molto più inquietante. Sì. Molto più inquietante, sì. Molto, molto più inquietante. Sì, perché nel disegno che abbiamo trovato nella caverna c'era scritto che tutte le persone sarebbero state mangiate dai mostri e il villaggio dato a fuoco, una cosa del genere. Infatti il faro pure è tutto rotto. Il faro non va, tutto rotto di qua. Che credo abbia fatto la stessa fine del faro che stava a Spina del Diavolo, sostanzialmente. Ma sostanzialmente qui non ha vinto nessuno, cioè se dobbiamo vederla in questo modo, hanno resuscitato una persona morta, ma che molto probabilmente era un'illusione o qualcosa di simile. Quindi qualcosa di finto. E dall'altra parte sono morte persone nel finale cattivo, mentre nel finale buono ne è morta soltanto una, però sono stati salvati tutti gli altri. Quindi, comunque, devo dire che è un bel gioco questo. Già che ha due finali, è una cosa che a me piace un sacco. E che apprezzo molto. La trama di questo gioco è spettacolare. Bella, bella, mi è piaciuta tanto. Gameplay abbastanza semplice, per carità, niente di che, ma la trama è il pezzo forte di questo gioco. Io ero convinta di dover fare un'altra run, sinceramente. Che tutto ne sa, non mi sarebbe neanche dispiaciuta. Anche perché sapendo cosa dovevo fare sarei andata molto più veloce. Però va bene anche così.